Un grande benvenuto al webinar Impatti climatici in 90 minuti, in tempo per il cambiamento. Questa sarà una giornata molto ricca ed intensa, ricca di contenuti, intensa perché sarà lunga, nel senso che ci sarà questo webinar del mattino e al pomeriggio si proseguirà con la presentazione del primo rapporto di sistema, lo sottolineo, primo rapporto di sistema, sugli indicatori di impatto dei cambiamenti climatici. L'appuntamento di questa mattina non guarderà soltanto la questione del cambiamento, ma vuole volgere uno sguardo verso il futuro, verso a quelle questioni anche di adattamento, e lo farà, per farlo, insomma, abbiamo scelto come filo conduttore la risorsa acqua. Acqua appunto intesa come risorsa, acqua che ce ne sia poca, che ce ne sia tanta, in ogni modo va a condizionare quelle che sono i vari settori, i vari ambienti, gli aspetti economici. E di questo ne parleremo al mattino, appunto, con gli illustri ospiti che vi presenterò tra poco. Al pomeriggio invece i lavori proseguiranno dalle ore 14:30 con un evento di approfondimento tutto dedicato alla presentazione del primo rapporto sugli indicatori di impatto dei cambiamenti climatici e appunto nel pomeriggio, essendo tecnico, ci sarà la possibilità di ascoltare coloro che hanno partecipato alla stesura del rapporto e che quindi lo hanno popolato. Non voglio rubare altro tempo, passo subito la parola al nostro primo ospite, che è il presidente di ISPRA ed è per la protezione dell'ambiente, Stefano La Porta. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ringrazio la collega Sara Favre, che oggi ho scoperto anche nel ruolo di brava moderatrice, quindi grazie per avermi dato la parola, grazie per avermi invitato a presentare questo evento, così come un ringraziamento lo faccio già anticipatamente a tutti coloro che interverranno poi in questa giornata così densa anche di contenuti e devo dire anche così stimolante. Io ormai sono tanti anni che sono in ISPRA e quindi presiedo il Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, quindi ho una certa abitudine alla presentazione di documenti tecnico-scientifici. Tuttavia, quello di oggi, la prima edizione del rapporto sugli indicatori di impatto dei cambiamenti climatici, è un momento particolare e per me anche di una certa, se mi permettete, emozione, non solo soddisfazione, proprio per la rilevanza dell'argomento e proprio per lo sforzo che il Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente ha voluto profondere proprio per analizzare questo tema e per fornire, siamo al primo rapporto, quindi c'è una prima base, un primo set di indicatori che ovviamente cercheremo di implementare nei prossimi anni, ma è uno sforzo importante perché è il risultato di un lungo e complesso lavoro coordinato da ISPRA, ma a cui hanno concorso numerosissime agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, quindi il Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente è stato coinvolto su un aspetto e su una materia così centrale e delicata, soprattutto in questa fase in cui si stanno mettendo in atto gli interventi per la ripresa e la ripartenza del Paese. L'abbiamo fatto nella consapevolezza che il nostro Paese debba rafforzare rapidamente le attività di monitoraggio e sviluppo delle conoscenze sulle conseguenze, sugli effetti che i cambiamenti climatici già determinano, lasciatemi dire purtroppo, sul nostro territorio. E non c'è dubbio che i cambiamenti climatici rappresentino una delle sfide globali più serie, più urgenti che l'umanità oggi si trova ad affrontare perché le conseguenze sono già in atto e ulteriori ritardi nelle azioni metteranno il pianeta e gli esseri viventi che lo abitano, inclusa la specie umana, a rischio di sconvolgimenti anche irreversibili. E quindi agire con immediatezza, con determinazione, con celerità è quindi ormai necessario e imprescindibile, sia sul fronte della mitigazione, cioè delle cause del cambiamento climatico, che su quello dell'adattamento, volto cioè a limitarne le conseguenze. Ma per agire in modo mirato ed efficiente occorre avere una conoscenza approfondita, adeguata dei fenomeni che stanno interessando le diverse matrici ambientali e i settori di interesse economico e sociale. Con la strategia europea sull'adattamento ai cambiamenti climatici prevista dal Green Deal, l'Europa ha voluto rafforzare il cammino da percorrere per prepararsi ai cosiddetti effetti inevitabili del cambiamento climatico. Un'espressione questa significativa che si trova anche nel testo originale del documento, significativa perché ci dice quanto siano ormai prossimi e per certi versi anche ineluttabili i cambiamenti in atto. E quindi costruire
un paese e un continente, parliamo dell'Europa, più resiliente ai cambiamenti climatici, diventa quindi un concetto chiave di fronte alla minaccia del riscaldamento globale. E la strategia stessa ci ricorda come questa sfida debba essere affrontata, tra le altre cose, anche attraverso un adattamento più intelligente, quindi basato su migliori conoscenze, su dati affidabili e integrati, su strumenti adeguati per la valutazione dei rischi. Ed è proprio su questo fronte, cioè il fronte della conoscenza, che il Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente ha inteso basare il proprio contributo alla costruzione di un quadro conoscitivo oggettivo, attendibile e sistematico, che possa quindi fornire una base di conoscenza più affidabile ai decisori impegnati nella definizione, nella pianificazione e nella implementazione delle politiche di adattamento. Occorre dire che la strategia nazionale di adattamento del 2015, quindi diciamo risalente ma neanche troppo poi a 6 anni fa, aveva già evidenziato come nel nostro paese non esistesse un sistema di indicatori omogeneo e standardizzato, in grado quindi di fornire una rappresentazione spazio-temporale oggettiva dei principali effetti dei cambiamenti climatici in atto sulle risorse ambientali e, come dicevo prima, sulle risorse economico e sociali del paese. E quindi è stato deciso di fare veramente uno sforzo importante di sistematizzazione dei dati e degli indicatori disponibili all'interno del sistema, che ha portato, ne parlerete più tardi, al popolamento di 20 indicatori di livello nazionale, 28 casi pilota regionali afferenti a 13 settori di impatto dei cambiamenti climatici, da quelli più specificatamente naturali, quindi ecosistemi, biodiversità, suolo, territorio, foreste, risorse idriche, a quelli di rilevanza sociale, pensiamo alle interazioni tra ambiente e salute, ed economica, pensiamo ai temi dell'agricoltura, della pesca e dell'energia. E quindi questo primo sforzo, che oggi trova compimento nel rapporto che stiamo presentando, questo sforzo, dicevo, è necessario proseguire con continuità, perché dobbiamo osservare nel tempo i fenomeni che il cambiamento climatico sta provocando nel nostro territorio. Ed è per questo che, come presidente del sistema, oggi assicuro che continueremo con la determinazione consueta e con la competenza e la qualità dei tanti colleghi che concorrono poi a elaborare questi prodotti, a osservare, a studiare, ad approfondire questi temi, consapevoli che solo azioni congiunte di tutti gli attori coinvolti potranno consentire al Paese di fronteggiare al meglio una sfida così complessa come quella del cambiamento climatico. E mi piace anche il filo conduttore che è stato scelto per l'evento di oggi, la risorsa idrica. Come diceva prima la collega, scarsa o molta che sia, ho però il timore che sarà più scarsa che molta, l'acqua diventa realmente un elemento decisivo, e tutte le stime e gli indicatori, questa volta però di carattere politico, sociale ed economico, ci dicono che il vero valore, il vero elemento prezioso che determinerà anche in alcuni casi le sorti di popolazioni e continenti non saranno più fonti energetiche, combustibili fossili o anche energie rinnovabili, come ci auguriamo di raggiungere nel futuro, ma probabilmente sarà proprio l'acqua l'elemento decisivo sul quale si baseranno le fortune, diciamo così, e le prospettive del nostro pianeta. Allora, concludendo, lasciatemi ringraziare tutti i colleghi del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente che hanno contribuito, come dicevo prima, con determinazione e competenza, passione e professionalità alla riuscita di questo primo importante rapporto, e tutti coloro i quali, anche al di fuori del nostro sistema, sono tanti per fortuna, alcuni li ascolteremo oggi e sono a tutti i livelli, hanno poi prestato la propria competenza e fornito dati e informazioni che abbiamo richiesto proprio per riuscire a raggiungere questo risultato. Allora, che questo di oggi sia un punto di partenza, che sia un'attività che si possa proseguire anche in futuro, su questo il sistema è impegnato e sono certo che anche tutti gli altri partecipanti al dibattito di oggi continueranno a approfondire il proprio impegno, perché è una sfida che riguarda tutti, istituzioni, cittadini, imprese. Grazie ancora e buon lavoro. Grazie a lei, Presidente, è sempre un piacere ascoltarla, soprattutto per le parole di stima nei confronti dei colleghi di tutte le agenzie che appunto collaborano, e appunto ha sottolineato il concetto di sistema e di impegno a continuare a lavorare in questa direzione. Inevitabilmente bisogna fronteggiare questo problema che incalza. Bene, prima di presentare i nostri ospiti e di entrare quindi nel vivo del webinar,
con aspetti più tecnici, più di approfondimento, voglio presentarvi questo rapporto, voglio introdurre questo rapporto sull'indicatore di impatto dei cambiamenti climatici con una bellissima clip che è stata creata, realizzata da ISPRA con il contributo di materiale video anche da parte delle agenzie del sistema e che appunto tramite le immagini ci porta dritti al punto, perché spesso le immagini comunicano molto di più e molto meglio di tante parole, quindi a voi la visione. Clip che abbiamo appena visto, che appunto era ricca di immagini davvero forti, no? Che portano a riflettere, questo è inevitabile dirlo. Compaiono due domande importanti però, no? In un'epoca di cambiamenti globali, cosa succede in Italia? Gli effetti dei cambiamenti climatici sono già in atto? Ecco, io di questo voglio proprio parlare con i nostri primi due ospiti, che vado subito a presentare. Francesca Giordano, di ISPRA, coordinatrice del rapporto SNPA sugli indicatori di impatto dei cambiamenti climatici. Benvenuta, Francesca. Buongiorno a tutti, grazie. E Luca Mercalli, che evidentemente non ha bisogno di presentazioni, ma lo sottolineo, è presidente della Società Meteorologica Italiana e membro del Consiglio Scientifico di ISPRA. Benvenuti. Buongiorno a tutti. Dunque, partiamo proprio dal rapporto. Il rapporto SNPA sugli indicatori di impatto dei cambiamenti climatici propone di fatto per la prima volta a livello nazionale un quadro delle problematiche del nostro territorio potenzialmente connesse ai cambiamenti climatici attraverso la lettura di alcuni indicatori. Quindi vado subito a rivolgermi a Francesca Giordano, la nostra esperta che ha curato appunto il rapporto. Com'è che nasce questo rapporto? Quali sono di fatto i contenuti e quali sono i messaggi principali che vogliono essere trasmessi, che emergono? Sì, il rapporto sugli indicatori di impatto, come si è detto, è il primo documento realizzato nell'ambito del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, che si è posto l'obiettivo di osservare da più prospettive, da punti di vista differenti, quelli che possono essere i potenziali effetti del cambiamento climatico in Italia, utilizzando opportuni indicatori. Similmente a quanto già realizzato già da altri paesi in Europa e in particolare anche dall'Agenzia Europea per l'Ambiente, che ormai da circa 10 anni pubblica rapporti sull'osservazione degli impatti dei cambiamenti climatici basati sugli indicatori. Il rapporto nasce fondamentalmente dalle esigenze conoscitive già evidenziate sia dalla strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici adottata dal Ministero dell'Ambiente nel 2015 che dal successivo piano nazionale non ancora adottato e attualmente in fase di procedura di valutazione ambientale strategica. Questi due documenti avevano infatti, come già anticipato il Presidente Laporta, avevano già infatti messo in evidenza come il nostro Paese non disponesse di un set di indicatori per osservare i potenziali effetti dei cambiamenti climatici. Il Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente ha quindi voluto fornire un primo proprio contributo
con l'obiettivo di contribuire a sopperire a questa carenza conoscitiva presente nel nostro paese, avviando un percorso di messa a sistema e di popolamento di indicatori di impatto disponibili a livello nazionale e anche regionale, a partire dai settori più vulnerabili che già erano stati individuati appunto nell'ambito dei documenti ministeriali già richiamati. Come sappiamo, i cambiamenti climatici agiscono sui territori fondamentalmente in due modi: accelerando e intensificando processi già in atto, dall'altra parte originando e determinando nuove problematiche. Il nostro obiettivo è stato quindi quello di osservare attraverso questi indicatori come si stiano modificando nel tempo determinati fenomeni che già in letteratura sono stati individuati come fenomeni potenzialmente collegati al cambiamento climatico, in modo da apprezzare la loro variazione, le loro tendenze di medio-lungo periodo. È chiaro quindi che per leggere questo rapporto è importante tenere in considerazione che, fatta eccezione per alcuni fenomeni, diciamo di natura prettamente fisica, come la fusione dei ghiacciai, l'innalzamento delle temperature superficiali del mare, che sono fenomeni direttamente connessi al cambiamento climatico, quindi con una relazione causa-effetto molto importante, nella maggior parte dei casi si tratta di fenomeni che risultano dalla combinazione di fattori climatici e non climatici. È chiaro quindi che rispondere alla domanda posta dal video se gli effetti del cambiamento climatico siano già in atto pone diciamo delle risposte molteplici e complesse. Come già anticipato dal Presidente Laporta, il rapporto ha messo a sistema 20 indicatori di livello nazionale e 30 casi pilota regionali afferenti a 13 settori, di cui circa diciamo un terzo mostrano già una tendenza in variazione e in alcuni casi anche già altamente significativa. Possiamo dire che, a fronte di tendenze non ancora definibili a causa della ancora limitata o talvolta incompleta serie di dati, di serie storiche disponibili, si rilevano d'altra parte dei segnali che denotano con molta chiarezza cambiamenti in atto, cambiamenti che sembrano essere incontrovertibilmente già coerenti con quanto atteso in un mondo di cambiamento climatico, quindi in uno scenario di cambiamento climatico. Parliamo ad esempio della tendenza alla fusione dei corpi glaciali analizzati, quali ad esempio il Careser, il Timorion, il Basodino, l'Alpe Sud in Val Furba, con perdite costanti di massa nei periodi considerati e che sembrano essere coerenti con quanto già registrato nell'arco alpino, ma soprattutto anche a scala globale. Il permafrost, un altro elemento molto importante che si sta degradando con l'incremento delle temperature dell'atmosfera e quindi poi conseguentemente anche del suolo, un incremento delle temperature superficiali in tutti i mari italiani, cui corrisponde già un aumento di quelle che sono le catture commerciali nel settore della pesca delle cosiddette specie ad affinità calda, ovvero le specie che prediligono elevate temperature. È chiaro che questo può tradursi in perdite economiche per il settore della pesca, che vede diminuire magari determinate specie con elevato valore commerciale, o comunque richiede appunto l'implementazione di misure di adeguamento e di adattamento a questi cambiamenti. L'innalzamento del livello del mare, di cui si parlerà più avanti, si parla di pochi millimetri l'anno, chiaro che può sembrare poco se contestualizzato in un breve periodo, ma in un medio-lungo periodo ovviamente questo rappresenta una minaccia molto importante. In Adriatico sappiamo, in particolare a Venezia, i valori superano anche i 5 mm l'anno. È chiaro che anche qua il fenomeno vada contestualizzato, non si parla solo di cambiamento climatico, ma anche di fenomeni associati anche ad altri processi, quali quello della subsidenza. Evidenze di stress idrico, ad esempio per le colture analizzate, mais, lavite, nei casi studio, nei casi pilota dell'Emilia Romagna o di alcuni ambienti diciamo naturali analizzati nei casi del pilota della Friuli Venezia Giulia,
che hanno dimostrato come la carenza continuativa di rifornimento idrico delle specie, valutata anche in diversi millimetri a decennio, può comportare sul lungo periodo una consistente perdita produttiva e anche in questo caso importantissime ricadute economiche. Il quadro che emerge, diciamo, mette in evidenza sicuramente dei segnali già riconoscibili e significativi riguardo allo stato di salute dei nostri ghiacciai, dei nostri mari, degli ecosistemi naturali in generale e, come abbiamo detto, con appunto possibili importanti conseguenze sia sulla società che sull'economia italiana. Le tendenze relative agli scenari futuri, cioè che cosa si prevede per ciascuno di questi impatti, delineano delle evoluzioni favorevoli di tutti questi fenomeni analizzati. E quindi oggi per alcuni fenomeni non abbiamo riscontrato ancora tendenze significative o chiare o chiaramente riscontrabili, va comunque considerato che non si deve abbassare la guardia. Ci sono fenomeni che infatti reagiscono con un tempo diverso al cambiamento climatico e quindi la necessità di proseguire nel nostro monitoraggio attraverso il rafforzamento dei sistemi di monitoraggio, attraverso il rafforzamento di una raccolta sistematica, di un'osservazione sistematica di questi fenomeni, una standardizzazione delle metodologie è certamente la chiave di volta per capire meglio che cosa sta succedendo sul nostro territorio. Il set quindi che abbiamo proposto nel nostro rapporto va considerato come un set dinamico, aggiornabile, ovviamente anche grazie a quello che sarà il contributo di tutti i soggetti che operano nel settore e che vorranno quindi insieme a noi contribuire a costruire e a rafforzare il quadro conoscitivo che abbiamo delineato. Oggi pomeriggio, come detto, alle 2:30 si procederà con un'analisi più quantitativa e più profonda dei risultati ottenuti. Grazie Francesca, è stata molto chiara. Direi che la parola, cioè un concetto chiave è l'osservazione sistematica, no? Perché viene un po' da pensare sempre, sì, ma no, mi ricordo mio nonno, no? Ma c'è stato una volta, si faceva, è già successo, insomma. In realtà i cambiamenti climatici dimostrano che non è che funziona proprio così, cioè bisogna assolutamente monitorare costantemente di ciò che faremo come sistema. A questo punto do la parola al nostro prossimo ospite, appunto Luca Mercalli, presidente della Società Meteorologica Italiana e membro del Consiglio Scientifico di ISPRA, e a lui voglio rivolgermi chiedendo, la domandina, no, che è uscita nello spot che abbiamo mandato inizialmente, cioè si può davvero affermare che il cambiamento è già qui e ora? Chi meglio di lei può rispondere? E come stanno di fatto le nostre risorse, i settori socio-economici che vanno ad utilizzare le risorse che stanno subendo l'impatto dei cambiamenti climatici? Cos'è che dobbiamo aspettarci dal futuro? Grazie Sara. Beh, prima di tutto mi sembra importante anche farvi un po' una narrazione geografica e temporale di quelli che sono gli effetti dei cambiamenti climatici in Italia, perché io ho cominciato a occuparmene circa 30 anni fa, eravamo alla fine degli anni 80, i cambiamenti climatici non si vedevano ancora, era tutta una costruzione scientifica concettuale, cioè sapevamo che c'erano le premesse per i cambiamenti, ma era difficile convincere le persone perché nella vita quotidiana non si avvertiva quasi nulla. Potevamo misurare eventualmente la concentrazione di CO2 nell'atmosfera, ma tanto la CO2 non ha odore, non ha sapori, non si vede. E chi ci credeva che le parti per milione di CO2 arrivavano a un valore di 280 nel 1700 ed erano già arrivate attorno alle 360-370 verso la seconda metà del Novecento e continuavano a salire. Questo farà aumentare la temperatura, dicevamo, e tanto la gente girava la testa dall'altra parte. Poi a partire dagli anni 2000, direi, gli effetti hanno cominciato a manifestarsi per tutti, cioè tutti noi, anche senza essere degli addetti ai lavori, cominciamo ad avvertire che qualcosa non funziona o non è più come prima. Allora, io ho iniziato a occuparmi di ghiacciai proprio alla fine degli anni Ottanta. Parto dal Gran Paradiso. Il Parco Nazionale del Gran Paradiso è una zona con molti ghiacciai, non tanto estesi, ma molto significativi perché esposti su due versanti. È l'unico grande massiccio che arriva a 4.000 metri, che ha sia un versante nord sia un versante sud, tutti in Italia.
ho iniziato a misurare un ghiacciaio che si chiama Chardonnay, che è al confine tra Piemonte e Valle d'Aosta. Bene, oggi cammino su questo stesso ghiacciaio che continuiamo a monitorare, quindi uno dei punti fondamentali che c'è anche nel rapporto, 40 metri più in basso della fine degli anni Ottanta. Cioè è come camminare su un ghiacciaio che si è abbassato dello spessore di un condominio di 13 piani, perché perdiamo circa 1,30 m a 1,5 m all'anno di spessore. Ecco, questo dato lo vedono tutti, anche chi va in vacanza d'estate nelle Alpi, fa un'escursione, confronta una fotografia, una vecchia cartolina di un ghiacciaio di zone turistiche molto noto con la situazione attuale, non può certamente non accorgersi che i ghiacciai sono come mutilati e hanno perso una quantità imponente di estensione, di spessore negli ultimi 20-30 anni. Spostiamoci un po' più giù alla quota dei comprensori sciistici, a parte quelli proprio su ghiacciaio che soffrono, ma ancora sono ben innevati perché sopra i 3.000 metri, nei comprensori sciistici stanno patendo molto la mancanza di neve, quelli alle quote medio-basse. Tutte le stazioni sciistiche sotto i 2.000 metri, si può dire, in questi ultimi 20 anni, o hanno chiuso i battenti o sono in forte sofferenza, perché è diminuita la durata del manto nevoso. Non tanto la quantità, che va ad anni alterni, ci sono anche annate ben innevate. Quest'anno è pieno di neve in Dolomiti, ne manca sulla zona occidentale delle Alpi, un po' meno in Appennino, però ci sono ancora delle annate con delle nevicate anche straordinarie, ma il caldo fa fondere questa neve in anticipo o la fa arrivare più tardi in autunno, e quindi l'industria dello sci e il turismo dello sci soffrono. Ci spostiamo in pianura, in zone collinari di pianura. Ecco, ho visto cambiare l'esposizione dei vigneti nelle Langhe, zone che negli anni 80 e 90 si contendevano a suon di milionate, adesso diamo milioni di euro, allora erano ancora lire, all'ettaro, i versanti a sud. Il Barolo era un classico dei vigneti esposti meglio al sole. Ebbene, oggi il caldo comincia a essere eccessivo anche per il vigneto e i viticoltori cominciano o a salire di quota, accade in Valle d'Aosta, accade in Trentino, accade in Valtellina, dove si conquistano vigneti alle quote che ormai sono dell'ordine dei 1.000 metri per trovare le temperature più adatte, oppure si vanno a cercare i versanti esposti a nord. Un'eresia, diremmo, per la viticoltura del passato. Oggi invece i versanti a sud cominciano addirittura a essere troppo caldi e il vino, come lo conosciamo tradizionalmente, non viene più bene. Bisogna cercare un po' di frescura per la vite che altrimenti soffre. Poi le nostre città, le temperature in questi ultimi 20 anni sono cresciute enormemente, ce lo dicono gli osservatori meteorologici antichi, in Italia ne abbiamo tanti. Aumentano le temperature di circa, se le vediamo in una prospettiva secolare, negli ultimi 200 anni in Italia le temperature sono aumentate di 2 gradi, che è un'enormità. È veramente un aumento doppio della media mondiale, questo perché l'Italia è in una zona particolarmente esposta agli effetti dei cambiamenti climatici. E poi le nostre città hanno visto sicuramente, insieme anche alle zone rurali, l'espansione di nuove specie vegetali e animali. Tra gli insetti voglio ricordare, perché la conoscete tutti e perché anche adesso a qualcuno comincia a dare fastidio in questa stessa stagione, la zanzara tigre, un indicatore importante di come specie aliene, provenienti in questo caso dal Vietnam e che hanno bisogno di estati caldo-umide per svilupparsi, adesso trovano le condizioni adatte anche sul nostro territorio e si sono diffuse enormemente, al punto da creare nuovi problemi sanitari. Perché la zanzara tigre diffonde 4 virus tropicali. E era previsto questo andamento, ma mai avremmo immaginato che già in Italia, nel giro di pochi anni, dopo la caldissima estate del 2003, la più calda che abbiamo vissuto finora, la zanzara tigre ormai ha colonizzato quasi tutto il territorio e arriva già a parecchie zone alpine sopra gli 800 metri e ha già dato luogo a 2 epidemie locali di chikungunya, che è una classica malattia tropicale di cui questa zanzara è insetto vettore.
Allora, visto che siamo in tempi di pandemia, ci accorgiamo come in futuro l'aumento di temperatura potrà rendere le condizioni per gli insetti vettori molto più adatte, favorendo la diffusione di malattie tropicali che ora non rappresentano un problema, ma potranno esserlo un domani. E poi scendiamo fino al mare, dove l'aumento di livello in questi 20 anni si è fatto tangibile. Aumenta il mare, l'abbiamo sentito prima, di qualche millimetro all'anno, 2-5 millimetri a seconda delle zone. Chiaro, Venezia è il primo pensiero che ci viene in mente quando parliamo di aumento del livello del mare, ma c'è tutto il delta del Po. Da Venezia arriviamo fino praticamente alle spiagge della Romagna ed è tutta una zona minacciata, già oggi a rischio, e che in futuro potrebbe essere completamente sommersa. A seconda degli scenari di aumento della temperatura, sappiamo che il livello del mare potrà aumentare tra un minimo di 40 centimetri e un massimo di 1,20 m entro la fine di questo secolo, cioè lo spazio della vita di un uomo. Ed è qui che allora entrano in gioco anche tutti gli aspetti di adattamento. Anche se applichiamo le migliori tecnologie internazionali di riduzione delle emissioni, come ci chiede l'Accordo di Parigi, comunque il mare aumenterà ancora, almeno di una 40 di centimetri. Quindi su quello bisogna far fronte. I ghiacciai continueranno ad andare indietro, non è che si fermeranno se applichiamo l'Accordo di Parigi. Andranno indietro un po' più lentamente, ma comunque sempre li perderemo verso fine secolo. E qui allora ecco come i nostri indicatori diventano importanti. Ieri erano i primi dati degli effetti tangibili. Oggi diventano un set organizzato di numeri seguiti con costanza che ci danno il polso della situazione, ci danno l'evolvere del malanno e ci permettono anche di prendere le opportune contromisure. Il monitoraggio di un set di indicatori organizzati come quello che presentiamo in questo rapporto è ciò di cui abbiamo bisogno per non vivere soltanto o di impressioni, che sono quelle che purtroppo poi dominano e svaniscono, perché basta che faccia freddo per una settimana e tutti dimenticano il riscaldamento globale della settimana precedente. Invece gli indicatori diventano dei set statistici, diventano delle fonti di dati che ci permettono di tenere la memoria dell'evoluzione di un fenomeno. Alcuni erano già misurati storicamente da secoli, come la temperatura dell'aria negli osservatori meteorologici. Non facciamo altro che proseguirli. Ma notate che in questi ultimi 20 anni si sono creati sistemi di osservazione organizzati di dati nuovi che prima non venivano misurati o solo saltuariamente, come per esempio gli indicatori fenologici, gli indicatori cioè delle date di comparsa di certe fasi della vegetazione. Quando è che le piante mettono le foglie? Quando è che le perdono? Quando è che fioriscono o fruttificano? Quando è che sviluppano i pollini che creano le allergie nelle persone? Tutti questi dati all'inizio erano confusi o ne avevamo pochissimi. Ora tutte le ARPA in Italia del nostro sistema di protezione ambientale, per esempio, fanno anche monitoraggio di alcune di queste grandezze biologiche fortemente relazionate con il clima. E allora costruiamo delle serie che per ora sono brevi, hanno forse 10-20 anni, ma che se seguite con costanza saranno il nostro patrimonio conoscitivo degli effetti di cambiamento climatico per il futuro. Allora, in conclusione, usiamo questi indicatori, teniamoli aggiornati, troviamo linguaggi comuni in modo che i dati siano sempre confrontabili, costruiamo delle serie che saranno un patrimonio fondamentale di conoscenza e diffondiamole al pubblico, perché soltanto quando questi dati vengono a far parte della narrazione sociale quotidiana, allora possiamo dire veramente, intanto che renderli utili, perché ci sono degli indicatori che sono applicabili alla vita quotidiana di tutti i giorni, ma soprattutto anche aiutare le persone e la politica e la società a prendere quei provvedimenti così urgenti di cui abbiamo bisogno per evitare la catastrofe climatica del futuro. La parola catastrofe, da tanti invisa e che è ritenuta eccessiva, che fa paura, è oggi usata correntemente dalle massime autorità di studio del clima mondiale. Lo dice l'IPCC, il Comitato Intergovernativo sui Cambiamenti Climatici, in un rapporto che è stato proprio rivelato da pochissimo tempo
e che sarà pubblicato più tardi nel 2021, e dice chiaro che se non facciamo nulla in tempi brevi siamo condannati, o condanniamo soprattutto i nostri figli e nipoti, alla catastrofe climatica ed ecologica. Diamoci da fare usando i nostri indicatori. Grazie. Grazie a lei, Luca Mercalli, è sempre un piacere ascoltarla. È bello anche che vengano sdoganate appunto determinati termini che, appunto, come diceva, in passato sono sempre un po' utilizzati con le pinze, che invece in questo momento, come dimostrano anche i rapporti internazionali, entrano a far parte del linguaggio comune, proprio per sottolineare l'importanza di presidiare la tematica, perché come diceva lei il cambiamento comunque è avviato e anche non può esistere un arresto immediato che ha degli effetti immediati sui cambiamenti climatici, quindi è importante agire in più fretta possibile. La ringrazio tantissimo. Bene, prima di passare, di affrontare il primo grande argomento, il primo grande blocco di argomenti che andrà a toccare l'ambiente alpino, l'energia e i dissesti, chiedo di mandare un'onda un'intervista, l'intervista ai nostri direttori generali, un video realizzato da Ricicla TV, che ringrazio, e nei quali i direttori generali di ARPA Valle d'Aosta, ARPA Lombardia, ARPA Liguria parlano di cosa significa vivere i cambiamenti climatici nel loro territorio, appunto territori di montagna. Ricordiamoci il filo conduttore, l'acqua che va dalle montagne al mare. Prego. L'andamento della temperatura in Italia dal 1961 al 2019 fa emergere alcune anomalie annuali della temperatura media, aumentata soprattutto nell'ultimo decennio. 8 dei 10 anni più caldi della serie storica sono stati registrati dal 2011 in poi, con un aumento compreso tra più 1,26 e più 1,71 gradi centigradi. Per i prossimi 100 anni l'innalzamento della temperatura è previsto in tutte le stagioni da tutti i modelli, con un aumento nel migliore dei casi compreso tra 1,8 e 3,1 gradi centigradi. Fra le stime peggiori andiamo tra i 3,5 e i 5,4 gradi centigradi. Ma quali sono attualmente le conseguenze di questo innalzamento della temperatura? Abbiamo fatto un giro virtuale per l'Italia, abbiamo incontrato i direttori delle agenzie regionali per l'ambiente e ci siamo fatti raccontare quella che è la loro situazione. Vediamo cosa ci hanno raccontato. In Val d'Aosta sta accadendo in maniera molto più repentina di quanto avviene su scala globale un riscaldamento costante delle temperature medie nell'arco dell'anno. Le Alpi, ormai è dimostrato, si scaldano più velocemente del resto dell'Europa, con una media di circa 0,6 gradi annui in media in più rispetto appunto alla scala europea, con delle punte addirittura di un grado e mezzo su base annuale. Questo significa sostanzialmente che per un territorio come il nostro, che è un territorio alpino situato mediamente ad una quota di oltre 2200 metri sul livello del mare, gli effetti siano soprattutto sensibili sulle masse glaciali, sia esposte a sud sia esposte a nord. E evidentemente ormai è un fenomeno che si realizza anche in altre parti del globo, quindi in maniera più eclatante nell'Artico. I ghiacciai si stanno fondendo con una rapidità molto più spinta rispetto al passato. Questo ha degli effetti evidentemente poi sul ciclo dell'acqua, a valle in particolare, con degli afflussi molto più considerevoli nell'arco dei mesi estivi. Le politiche non possono che essere solo delle politiche di adattamento, ma devono essere necessariamente delle politiche di mitigazione. Quindi la nostra regione si sta evidentemente attrezzando al piano di adattamento ai cambiamenti climatici, ma deve mettere in atto anche delle politiche di mitigazione di questi effetti su scala locale. Indicatori importanti che noi monitoriamo quotidianamente sono quelli che sono la portata dei torrenti, la cura di durata della piena e soprattutto per quanto riguarda il mare, tutte quelle che sono le temperature che possono andare a innalzarsi o abbassarsi e la salinità superficiale, sono dei dati molto importanti. Collezionando nel tempo tutti questi dati con una finalità diversa da quella del cambiamento climatico, abbiamo recuperato una montagna, una quantità di dati veramente preziosissima, che adesso sono utilissimi proprio per quello che potranno essere tutti quelli che sono i monitoraggi per la qualità, per il cambiamento climatico.
È un trend, c'è un trend adesso che va per la maggiore, che è quello di irrobustire a livello locale con azioni e azioni nuove, quelle che possono essere tutte quelle che sono gli strumenti che possono essere utili. Strumenti fondamentali che mi piace ricordare sono quelli di utilizzo di dati satellitari, anche col progetto Copernicus, nuovi strumenti come ad esempio ARPA è una delle poche agenzie che utilizza i droni e quindi noi abbiamo adesso 4 piloti che con i droni potranno andare a monitorare anche quello che è tutta la tematica delle coste e quindi tutte le problematiche che possono avvenire in seguito anche una mareggiata e soprattutto infittire anche quello che è tutta la rete di monitoraggi. Quindi l'attività nostra è quella ai fini del cambiamento climatico di sistemizzare, diciamo così, quelle che sono le campagne di misura e di monitoraggio di quelli che sono i parametri che servono adesso per il trend adesso che stiamo seguendo. Quindi questo enorme patrimonio di dati lo mettiamo a frutto. Sicuramente uno dei temi più importanti che noi dobbiamo affrontare è quello delle riserve idriche. Le riserve idriche che per noi sono costituite soprattutto dai ghiacciai, si è assistito sicuramente in questi anni a una contrazione della volumetria di questi ghiacciai, a uno spezzettamento, e questo è un problema serio perché incide direttamente sul problema delle riserve idriche. Noi come ARPA gestiamo il centro Nivo Meteorologico e attraverso le attività dei nostri tecnici teniamo costantemente monitorata la situazione e l'evoluzione dei ghiacciai, dando quindi anche informazioni dirette sulla loro protezione e anche indirette sull'impatto che i cambiamenti climatici o comunque il riscaldamento sta avendo sul nostro acqua alpino. Un altro degli effetti che noi possiamo constatare è quello degli incendi. Anche in questo caso abbiamo sviluppato una tecnica attraverso l'utilizzo dell'osservazione terrestre accompagnata da satelliti e droni, monitorare gli effetti di questi incendi sulla vegetazione e quindi in qualche modo aiutare le opere di ripristino e salvaguardia. Un terzo aspetto è da noi l'energia elettrica è in parte già energia idroelettrica, quindi se vogliamo energia da fonti rinnovabili. E qui insieme a Regione Lombardia stiamo sviluppando il regionale energia e clima, dove con tutto l'expertise che abbiamo nelle materie che dicevo prima e in altre, offriamo costantemente il nostro contributo affinché questo piano possa essere un piano concreto, fattibile, che punti all'utilizzo sempre migliore delle fonti di energia, compresa appunto l'energia idroelettrica che noi abbiamo come specificità lombarda. Bene, proseguiamo quindi, entriamo nel vivo diciamo delle tematiche. Come abbiamo detto, il primo grande blocco di argomenti riguarda appunto l'ambiente alpino, l'energia e i dissesti. Per farlo avrò due ospiti. Il primo ospite è Lorenzo Artà, direttore operativo della Compagnia Valdostana delle Acque, CVA SPA, che è una delle più importanti realtà italiane nel settore della green energy, unico produttore integrato che opera esclusivamente su fonti rinnovabili, quindi acqua, vento e sole. Evidentemente con lei ci troviamo a parlare di quelle che sono le ripercussioni di questi cambiamenti climatici, di questi impatti sull'energia idroelettrica e evidentemente sulle soluzioni che verranno messe in atto, no? Il rapporto, questo rapporto che noi andiamo oggi a presentare, sottolinea come la produzione idroelettrica abbia una correlazione diretta con l'andamento delle variabili meteorologiche e climatiche, in particolare delle stagioni meno piovose e temperature più elevate, che favoriscono la fusione dei ghiacciai e l'anticipo delle piene primaverili che sono dovute alla fusione nivale e determinano degli eventi di scarsità idrica, che è un problema immagino per voi. La produzione idroelettrica è stata per lungo tempo la principale fonte di energia elettrica per il nostro paese, rappresentava fino all'80-90%, invece siamo ad un 15-17% di copertura della produzione elettrica nazionale. Qual è, a me interessa molto, essendo poi anche valdostana, no? Capire qual è la realtà valdostana e fronte ad uno scenario che comunque prevede una riduzione inevitabile di quella che è la disponibilità idrica. Prego. Allora, grazie innanzitutto per l'invito, per la possibilità di mettere in comune alcune riflessioni nostre. La realtà valdostana è una realtà dove la produzione idroelettrica, e quindi la prima produzione da fonte utilizzata, è estremamente importante.
Non dimentichiamo che in ambito alpino sono arrivate diverse realtà industriali proprio perché era disponibile dell'energia che, come ricordava prima, ha rappresentato fino all'80% dell'energia disponibile elettrica in Italia. Attualmente la produzione di energia idroelettrica rappresenta invece delle percentuali molto più basse, è importante la parte invece che arriva da fonti non rinnovabili e sta crescendo sempre di più la parte invece di fonti rinnovabili differenti come l'eolico e il fotovoltaico. Noi siamo un'azienda che è attiva su un ramo storico della produzione idroelettrica tra i più importanti d'Italia e stiamo gestendo impianti che hanno mediamente 70 anni con importantissime infrastrutture a partire da dighe, da canali, che permettono di attraversare tutto il territorio della regione con delle estensioni di centinaia di chilometri e che permettono un utilizzo, diciamo, razionale di queste acque. Siamo anche presenti nell'utilizzo di altre fonti rinnovabili come l'eolico e il fotovoltaico, però si tratta di fonti rinnovabili che non sono molto adatte all'arco alpino, alla realtà, alla per quanto riguarda l'elettrica, osserviamo su degli impianti che, ripeto, lunga, alcuni hanno superato i 100 anni, e osserviamo che da un punto di vista dell'impatto che c'è sugli impianti che hanno una possibilità di modulazione stagionale, l'impatto non è così al momento elevato, mentre diventa molto più rilevante ed importante sugli impianti cosiddetti ad acqua fluente, cioè quegli impianti che non hanno possibilità di immagazzinare dell'energia, cioè dell'acqua. Questo perché si spostano i momenti in cui arrivano gli apporti dell'acqua, perché nel momento primaverile la classica morbida che c'era nel passato non è più quella che c'era un tempo, perché dal punto di vista degli accumuli di neve ce n'è di meno, l'apporto glaciale man mano tende a diminuire e quindi diventa sempre meno rilevante. Ci sono in compenso dei picchi abbastanza importanti legati ad eventi straordinari ed intensi, che tra l'altro possono avere anche problemi sulla morfologia del territorio e sulle stabilità geologiche del territorio, che però comunque portano dell'acqua all'interno dei corsi d'acqua e permettono in qualche maniera su serbatoi più grandi di mantenere dei volumi abbastanza simili. Quello che ci aspettiamo per il futuro è che potenzialmente potrebbero cominciare poi ad esserci dei conflitti per l'uso dell'acqua, in particolare nell'inizio dell'autunno, quando noi registriamo che rispetto al passato più spesso ci vengono fasci delle nostre prese ai fini irrigui, che nel passato non erano assolutamente necessari. Da un punto di vista della produzione da fonte rinnovabile, che ripeto nell'arco alpino è l'unica produzione da fonte rinnovabile che è disponibile in quantità significativa, è quella idroelettrica, la possibilità che può esserci per convivere con questi cambiamenti climatici, che si spera di limitare, ma come diceva il dottor Mercalli, difficilmente riusciamo a fermare così in tempi ragionevolmente brevi, può essere quella di andare a fare alcune modifiche sia dal punto di vista amministrativo, quindi a livello di rilascio delle concessioni per l'utilizzo dell'acqua, sia a livello di lavori sugli impianti per poter sfruttare quei picchi di acqua che arrivano in modo così improvviso, utilizzando più acqua quando ce n'è e invece rilasciandone per altri usi quando è necessario che anche l'agricoltura e anche potenzialmente in futuro l'uso umano hanno maggiori necessità. Questo comporta un aprirsi a un nuovo paradigma che ha visto sempre nel passato come controllo da parte delle autorità concedenti, come limite massimo il fatto di non superare mai delle portate derivate di un certo livello, che però
probabilmente sono più legate ad un passato dove le portate comunque all'interno dei corsi d'acqua erano non avevano questi picchi così importanti in certi momenti, insomma. Quindi il discorso di poter rendere le infrastrutture storiche che producono comunque tantissimo climi e le nuove situazioni in cui andremo a trovarci è comunque una sfida possibile, è una sfida che riteniamo possa essere raccolta, ovviamente con la consapevolezza e l'impegno di tutti che stiamo affrontando un momento particolare dove ci sono questi cambiamenti e dove è importante, proprio perché i cambiamenti ci sono, darsi da fare per riuscire a trovare delle soluzioni. È chiaro che se non ci fossero questi cambiamenti, probabilmente non avrebbe neanche senso cercare di percorrere delle vie diverse dal passato. Però visto che ci sono, visto che è importante non far finta di non vedere la realtà, io credo che tutto il lavoro che oggi presentate sia fondamentale per garantire all'interno della società e della collettività e di chi poi deve prendere delle decisioni, che ci siano degli elementi su cui basarsi perché certi discorsi non siano visti come discorsi di parte di chi può avere degli interessi a modificare certe regole del passato, ma siano visti come effettivamente quello che è l'intelligenza umana nell'affrontare delle situazioni che si modificano. Io credo che sia una cosa importante perché comunque si tratta di patrimoni importantissimi che vanno consegnati alle future generazioni per un uso adeguato e che va comunque nella direzione del rinnovabile e del sostenibile. Insomma. Certo, no, è interessante quello che ha detto e mi piace anche il concetto di sfida possibile, cioè mi piace perché dà un senso di positività di cui comunque c'è bisogno, perché spaventa, no? Cioè si è spaventati di fronte a questi grandi cambiamenti che comunque ci arriveranno e che vivranno i nostri figli, quindi l'idea di sfida possibile per dire proviamo a gestire quelle che saranno i cambiamenti, proprio va nell'onda di quel termine, l'adattamento, no? Cercare di far sì che, insomma, di non subire. Grazie. A lei. Col nostro prossimo ospite andremo a toccare un'altra tematica. Parliamo con Giacomo Raul Giampedrone, assessore della Regione Liguria, con delega lavori pubblici, infrastrutture e viabilità, ciclo delle acque e dei rifiuti, difesa del suolo, ambiente e tutela del territorio, ecosistema costiero, antincendio boschivo, protezione civile, emergenze, partecipazioni regionali. Diciamo deleghe molto, molto, molto importanti. Con il nostro ospite andremo a parlare appunto di quelle che sono le problematiche di dissesto, quindi eventi estremi di precipitazioni, allagamenti, alluvioni, quelle che sono le soluzioni e anche quelle che sono gli impatti su chi deve amministrare, cioè come ci si riprende dopo un evento estremo che ha stravolto delle città, dei paesi, delle regioni. Il nostro rapporto va a mettere in evidenza come la città di Genova, con 10 eventi alluvionali e di allagamento particolarmente significativi nel periodo 2000-2018, si è in cima alla lista tra le città italiane che, insomma, va a subire queste problematiche. Quindi mi rivolgo a lei per chiedere come fare, cosa fare di fronte a uno scenario futuro che individua per le nostre città un aumento del numero di intensità dei fenomeni alluvionali e di allagamento con un inevitabile incremento di danni e costi per il ripristino dei luoghi che sono soggetti a dissesto. Intanto grazie per l'invito e anche grazie per la domanda, perché mi consente di fare un excursus di tutte le attività che Regione Liguria ha portato avanti perlomeno negli ultimi 6 anni, gli anni del nostro mandato, sia per la città di Genova che per il resto della Liguria. Parliamo di una regione che ha una casistica rispetto alla criticità da dissesto idrogeologico, da dissesto idraulico in questo caso, che è purtroppo molto elevata e con una conformazione geomorfologica molto particolare. Se ci concentriamo sulla città di Genova, dobbiamo partire da un'analisi che ho sentito in premessa e che vede anche un sacrificio di vite umane, purtroppo, in questi eventi alluvionali e che ci ha fatto, come dire, valutare
è che di fronte a eventi di questo tipo noi dobbiamo sempre fare tesoro di ciò che è accaduto per cercare di fare in modo che non, quello che si è ripetuto non si ripeta poi nel corso del tempo. E credo che i fattori su cui abbiamo fortemente lavorato sono sostanzialmente due. Il primo è costruire a rischio dato un sistema di protezione civile che possa agire nel minor tempo possibile per prevenire situazioni di pericolo e, quando le persone si mettono in pericolo, ovviamente intervenire nel migliore dei modi per cercare di fare in modo che quel pericolo venga sventato, perché parliamo di un rischio più o meno calcolato che la scienza ci aiuta oggi a prevedere, quantomeno sia come informazioni meteo che come informazioni di tipo idraulico, specialmente su bacini medi come può essere quello del Bisagno. Altra cosa ovviamente affrontare invece i temporali, che in uno spazio molto ristretto di tempo e di zona geografica come dire possono causare comunque danni molto significativi ed importanti. Qua parliamo di alluvioni di corsi d'acqua su cui abbiamo investito centinaia di milioni di euro, ed è una parte della risposta della vostra domanda, con piani strutturali che cercano di lavorare affinché il rischio calcolabile, che è quello ovviamente per piene con un tempo di ritorno duecentennale, venga assolutamente coperto e garantito. E credo che il Bisagno, rispetto a una serie di investimenti molto importanti che lo Stato nel tempo ci ha voluto garantire, sia oggi un esempio virtuoso di come queste risorse possano essere spese e con provvedimenti efficaci. Parlo di due interventi che sono fra loro correlati, ma ne avrei altri poi come esempi da fare per la città di Genova. Uno è il raddoppio della sezione dell'asta finale della foce della foce del Bisagno, che dalla stazione di Brignole fino ovviamente al mare ha visto un'opera terminata qualche mese fa, iniziata nei primi anni 2000, e che ci ha di fatto consentito di raddoppiare la sezione del Bisagno ad oltre 800 metri cubi al secondo, quindi con una portata veramente molto significativa, che ad oggi ci fa dire che al ripetersi degli eventi almeno fino al 2014 l'asta finale non avrebbe problemi dal punto di vista di esondabilità. L'altra grande opera di cui a Genova si parla da almeno 50 anni è la galleria scolmatrice del Bisagno, che poi va a sua volta a innestarsi in quella che sarà il canale di scolmata dell'asta finale del Bisagno per arrivare a mare, che è un'opera che abbiamo avuto l'onore di aprire come cantiere qualche mese fa, un'opera da oltre 200 milioni di euro che avrà una durata di circa 4 anni, quindi ci accompagnerà nel corso, diciamo, di questo mandato per quasi tutta la durata della nostra funzione istituzionale. Lo dico perché tutte insieme queste opere superano i 300 milioni di investimento, e perché la parte strutturale degli investimenti in termini di dissesto io credo che sia una parte fondamentale. Non vi posso dire che credo che sia l'unica parte su cui noi dobbiamo lavorare. Dobbiamo lavorare su programmi o di manutenzione ordinaria, penso a tutti i covatori minori che vanno a innestarsi in alvei importanti come quello del Bisagno, ma anche penso al Magra, all'Argentina, che sono zone a levante e a ponente della Liguria che hanno avuto nel corso del tempo significativi eventi di tipo alluvionale. Dobbiamo pensare a piani di protezione civile e dobbiamo anche pensare a una capacità di rispondere a evento dato che ci consenta di investire risorse di protezione civile, cioè per risolvere, diciamo, situazioni emergenziali che non siano solo esclusivamente risorse che noi mettiamo in campo per il ripristino delle normali condizioni di vita, ma che traguardino già a una migliore resilienza dei nostri territori. Un esempio su tutti, la mareggiata del 2018 che ha devastato gran parte delle coste della nostra regione e che ha avuto un monte danni pari a circa 500 milioni. Bene, su questo evento noi siamo riusciti a convincere il Dipartimento Nazionale, insieme ovviamente ad altre regioni che avevano patito
fortemente quei mesi, ottobre, novembre, dicembre 2018, che sono stati significativamente negativi per i nostri territori, a avere un piano triennale di risorse di protezione civile che traguardassero anche alla resilienza dei nostri territori. E credo che sia un dato di cui andare orgogliosi, non solo a livello amministrativo, non solo a livello di quantitativi economici, che evidentemente sono fondamentali, ma anche a livello di approccio culturale a una materia molto delicata come la nostra, come il nostro difficile mestiere. E credo che tutto questo abbia sensibilmente fatto aumentare, come dire, l'upgrade di sicurezza dei nostri territori, di cui andiamo molto orgogliosi, ma nella consapevolezza che il rischio zero non esiste. Anche quando le opere sul bisagno fra 4 anni saranno terminate, anche quando i grandi investimenti che stiamo facendo a Levante sulla foce del Magra arriveranno, diciamo, a compimento, io credo che ci sarà sempre, verso ovviamente un tema che è macro e che ci coinvolge tutti, che è quello dei mutamenti climatici, un'attenzione con piani di mitigazione del rischio di sicurezza della popolazione che noi assolutamente dovremo mantenere sempre aggiornati, sempre vigili e credo anche con una funzionalità tecnica che debba essere accompagnata dalla politica nel migliore dei modi. Questa è una ricetta per affrontare un rischio dato, ovviamente nella consapevolezza che il calcolo del rischio e quindi la parte scientifica, la parte tecnologica che accompagna questi grandi temi del dissesto e dei cambiamenti climatici ci deve sempre accompagnare. Lo dico perché è evidente che temi come quelli dell'alluvione non possono essere discostati dal tema dell'allertamento, dal tema delle previsioni meteo, che sono sempre più scientificamente puntuali, ma come tali si chiamano previsioni, e quindi abbiamo, come dire, un'area che ci accompagna nel nostro mestiere che deve essere limitata al minimo. Questo credo che sia uno degli elementi fondamentali su cui noi perlomeno affrontiamo i rischi in una regione che di rischio idrogeologico purtroppo ha patito molto. L'altro, lo dicevo nella premessa, l'altra valutazione è quella di fare sempre tesoro rispetto alle cose che sono accadute, perché credo che sia fondamentale capire che a un evento dato, ancorché drammatico, ancorché molto devastante, le analisi di quell'evento dal punto di vista tecnico e dal punto di vista scientifico non contribuiscono esattamente quanto alle grandi opere, quanto alla manutenzione ordinaria, quanti piani di protezione civile, a consentirci di analizzare quello che è accaduto per fare in modo che al ripetersi di quelle condizioni non accada o comunque l'impatto sia inferiore. E se è accaduto una volta, voi mi insegnate che purtroppo, come dire, le condizioni sono di qualcosa che può anche riaccadere in un tempo dato. Questo tutto insieme, in estremissima sintesi, credo che sia uno degli sforzi più grandi che stiamo facendo e che il sistema nazionale di protezione civile insieme a tutte le ARPA d'Italia sta costruendo. Devo dire con un grande scatto anche di capacità amministrativa di mettere a terra quelle risorse che sono fondamentali per le grandi opere contro il dissesto. Lo dico perché siamo alla vigilia del piano nazionale contro ovviamente il dissesto, che immagino avrà nei fondi per la resilienza un grande tema su cui il PNRR si andrà a confrontare, e sono convinto che il lavoro fatto ci potrà consentire di sviluppare nuove capacità e anche nuovi temi su cui poter continuare nel nostro lavoro, ovviamente nella consapevolezza che di fronte a noi ci sono prima di tutto la salvaguardia delle vite umane. Noi siamo consapevoli del fatto che una vita umana persa è impagabile. Di fronte a disastri molto impattanti anche a livello economico, quando la protezione civile fa in modo che non si mettano in pericolo le vite umane, evidentemente il nostro lavoro è stato fatto bene. Se poi insieme a questo riusciamo anche ad accompagnare un minor rischio per le cose e quindi anche per la vita normale delle persone e per la loro socialità, credo che evidentemente in un futuro non facile rispetto al grande tema dei cambiamenti climatici, direi però che ci approcciamo con tutte le armi giuste per poter, come dire, affrontare una partita che nei prossimi anni ci vedrà tutti impegnati per cercare di garantire
più sicurezza ai nostri territori e di farlo anche con un pochino più di serenità rispetto al nostro lavoro che portiamo avanti tutti i giorni. Grazie Assessore per il suo contributo. Bene, il secondo grande blocco di argomenti che andremo a toccare ora va a riguardare l'agricoltura, la costa, il turismo e la pesca. Anche in questo caso, prima di parlare con i nostri ospiti, chiedo di mandare nuovamente in onda il video realizzato da Ricicla TV, che ringrazio evidentemente, nei quali i direttori generali di ARPA Emilia Romagna, ARPA Veneto e ARPA Calabria hanno parlato di cosa significa vivere i cambiamenti climatici nei loro territori, che sono territori di pianura e di mare. Prego. Continua il nostro viaggio per l'Italia alla scoperta delle conseguenze portate dai cambiamenti climatici. L'aumento delle temperature medie e il conseguente innalzamento del livello del mare stanno favorendo l'acuirsi di fenomeni estremi come le mareggiate. Questi sono fenomeni che rischiano di aggravare problemi già esistenti negli ambienti costieri e marini, come l'erosione della costa, inondazione delle aree pianeggianti più depresse, oppure infiltrazioni di acqua marina, di acqua salata, nelle falde di acqua dolce, che rischiano di danneggiare la biodiversità, le attività produttive, culturali e turistiche delle zone colpite. In questa tornata abbiamo sentito i direttori di ARPA Calabria, Emilia Romagna e Veneto. Vediamo qual è il loro report e quali sono le azioni intraprese per arginare questi fenomeni. Noi operiamo su più fronti, ovviamente utilizzando anche le nostre eccellenze. Da un lato il Centro Regionale Multirischi, che presiede sia al controllo degli allertamenti meteo e sia quello idraulico, e quindi da questo punto di vista con un progetto finanziato dalla Regione, un progetto che utilizza le risorse europee, stiamo implementando la rete pluviometrica, stiamo creando una vera e propria stazione meteo, però operiamo anche sull'altro versante, quello che è la tutela del mare, della biodiversità, attraverso il Centro Regionale di Strategia Marina. E abbiamo posto in campo una serie di attività di monitoraggio usando delle sonde particolari, le sonde multiparametriche, che praticamente ci danno e ci restituiscono quella che è la condizione delle nostre acque e soprattutto del nostro mare, che come sapete in un tratto importante è attraversato dalle navi che arrivano dal canale di Suez e che fanno scala al porto di Gioia Tauro. C'è quindi sotto questo profilo l'azione che stiamo ponendo in campo è quella di provare a, come dire, ad attenuare quello che sta accadendo attraverso delle azioni che l'agenzia pone in campo. Il cambiamento climatico è assolutamente in atto anche sul territorio regionale. I dati sono quelli che ci rilevano un aumento di temperatura media rispetto al periodo di riferimento, il nostro è il 61-90, di circa un grado e mezzo, un grado e sette, anche se si vanno a considerare le temperature massime. Si registra un aumento di quelle che chiamiamo le notti tropicali. L'altro dato evidente, scientificamente ormai provato, è l'aumento della variabilità e quindi della frequenza di quelli che chiamiamo eventi estremi. Cosa facciamo? Innanzitutto con l'osservatorio cerchiamo di in termini tecnici si dice di fare il downscaling dai modelli climatici globali, applicarli a livello territoriale. Abbiamo prodotto degli atlanti climatici su zone della regione. La regione è stata divisa in regioni climatiche e lì, mettendo insieme il dato storico climatico con la modellistica, la previsione degli scenari, siamo in grado di dare un supporto per dipingere e disegnare i cambiamenti climatici al 2050 e più in là del 2050, per dare supporto agli enti territoriali per fare le pianificazioni per l'adattamento e la mitigazione al clima. Noi come agenzia siamo fortemente impegnati per sviluppare quelli che chiamiamo i servizi climatici sull'agricoltura, la previsione dei fabbisogni irrigui e della disponibilità anche con previsioni di medio lungo termine stagionale che mette insieme capacità modellistica con i nuovi strumenti dell'osservazione satellitare terrestre. Beh, anche in Veneto si confermano quelle tendenze, quei dati che sono caratteristici e caratterizzanti, diciamo, dell'area mediterranea, che come purtroppo ormai abbiamo imparato a capire, a conoscere, è un hotspot nel fenomeno
globale del cambiamento climatico. Quindi c'è un trend particolarmente evidente, particolarmente accelerato. Anche in Veneto si osservano questi fenomeni in linea con l'area circostante, quindi sia in termini di delta di temperatura in aumento, sia in termini di intensificazione degli eventi meteo avversi. E allora quello che noi osserviamo in particolare nel nostro territorio sono stati alcuni eventi climatici estremi, il più celebre è quello della tempesta Vaia che ha colpito Veneto e Friuli Venezia Giulia arrecando gravissimi danni al patrimonio boschivo ma anche alle infrastrutture e per il quale non c'è stato un pesante tributo anche in termini di sicurezza e chissà forse di vite umane anche grazie alla nostra capacità di previsione meteorologica che è molto avanzata e ha consentito di mettere in guardia le istituzioni per tempo. L'altro fenomeno che si osserva è quello delle ondate di marea eccezionali. Se uno colloca su una linea del tempo le ondate di marea eccezionali, in particolare sulla città di Venezia, osserva un intensificarsi importante di questo fenomeno che è stato da ultimo molto rilevante nel novembre del 2019, la cosiddetta acqua granda che ha arrecato diversi danni. Che cosa facciamo in Veneto? L'Agenzia, insieme all'Istituto Universitario di Architettura di Venezia, sta preparando e sviluppando un progetto europeo che si chiama AdriaClim, all'interno del quale si mettono a sistema le informazioni, i dati, si fanno analisi per arrivare a comprendere bene gli effetti a scala locale, regionale, ma non solo regionale, e in particolare con dei focus urbani, gli effetti a scala locale del cambiamento climatico. Bene, benvenuti ai nostri due ospiti di questo, con i quali andremo a toccare questi argomenti. Do il benvenuto a Giampiero Reggidori, presidente AgriTeam, gruppo cooperativo italiano di acquisto di mezzi tecnici per l'agricoltura di carattere interregionale nato nel 1991, con delle finalità di ammodernamento delle strategie del settore orientate al futuro, ma mantenendo evidentemente l'esperienza acquisita nel campo cooperativo. Benvenuto. Do anche il benvenuto al professor Giorgio Fontolà, professore associato del Dipartimento di Matematica e Geoscienze dell'Università di Trieste. Benvenuti. Parliamo subito col nostro primo ospite, no? E andiamo a parlare evidentemente di quelle che sono le problematiche che l'agricoltura si trova a dover affrontare, quali sono le soluzioni che possono essere messe in atto. Sempre nel nostro rapporto andiamo a mettere in evidenza come negli ultimi 60 anni il rischio di siccità in agricoltura, in Emilia-Romagna, si è aumentato per la maggior parte delle culture che sono state prese in esame, come il mais, l'erba medica e la vite. Gli scenari climatici futuri non è che siano troppo confortanti, insomma, siccità più intense e più durature potranno anche favorire la propensione di alcune aree a diventare aride. Quindi io mi rivolgo a lei, sfruttando la sua esperienza e il suo contributo, per chiedere quali sono di fatto le conseguenze in generale nazionale, diciamo, e poi nello specifico per l'Emilia Romagna, e quali sono gli altri rischi che sono connessi al cambiamento climatico che, insomma, si stanno affrontando nel comparto agricolo. In generale, evidentemente, visto che vogliamo avere uno sguardo al futuro con anche uno spirito positivo, quali sono le soluzioni? Prego. Direi che parto con una prima considerazione. E io ho operato e opero ancora da quasi 45 anni nel mondo dell'agricoltura come tecnico nel campo agronomico e direi che quei cambiamenti di cui stiamo parlando in effetti li ho cominciati a verificare tanti anni fa, perché nell'incedere quotidiano del nostro lavoro sono gli agricoltori i primi a capire se qualcosa cambia o se le cosiddette stagioni sono rimaste come erano prima. E quindi mi viene da fare una riflessione che ho già fatto in altre occasioni, che è se non si frena questo percorso di aumento specialmente delle temperature, dei fenomeni delle piogge modello bomba in determinati momenti invece che delle piogge autunnali un po' più tranquille, eccetera, i fenomeni delle gelate primaverili, io temo che l'agricoltura problemi seri ne avrà. Ne avrà tanti perché sarà un po' complicato poter cambiare completamente il registro delle coltivazioni in relazione a quello che potrebbe essere un cambiamento climatico pesante. A parte, vabbè, non sono pessimista, ma oserei dire che le implicazioni negative sarebbero ancora di più sul popolo, sulla cittadinanza, su noi tutti che rappresentiamo la collettività, perché
altri problemi si ingenerano oltre a quelli dell'agricoltura. L'altra considerazione che ritengo fondamentale è questa, che stava anche un po' all'inizio del mio fraseggio. Gli agricoltori nostri, da quando fanno il loro mestiere, convivono con la natura e sono in simbiosi con la natura, perché il loro lavoro, al di là della meccanizzazione, al di là della tecnologia che avanza anno per anno, in realtà è alla luce del sole, è in pratica sotto al cielo, diciamo noi, e praticamente giorno per giorno vive quelli che sono cambiamenti o meno dell'andamento dei parametri climatici. Morale, il nostro mondo, prima ancora di quello che gli esperti della qualità chiamano il miglioramento continuo delle aziende, i nostri agricoltori lo applicano quasi senza accorgersene, non dico di giorno in giorno, ma di stagione in stagione, di anno in anno, perché in qualsiasi momento avvengano dei cambiamenti, loro ovviamente devono essere abbastanza pronti a doverli affrontare. È chiaro che non hanno la possibilità di affrontare i cambiamenti in tempi rapidissimi, o perlomeno anche di adeguare cambiamenti in modo istantaneo. Questo è difficile per tutti, o è molto più difficile in agricoltura, perché il ciclo di un frutteto, il ciclo di un vigneto, ma anche il ciclo annuale o periodico durante una stagione di una coltura orticola, ovviamente ha un suo percorso di vita che ben conosciamo e quindi non è istantaneo. Morale, si devono adeguare. E quindi ai cambiamenti climatici, per come li abbiamo un po' visti durante le relazioni precedenti, sostanzialmente gli agricoltori devono far fronte con molta attenzione, prendendo lo spunto intanto da quelli che sono tutti gli indicatori a cui si accennava prima. E poi attraverso i loro tecnici, ma anche attraverso la loro professionalità, riuscire a mettere in moto delle tecnologie e delle tecniche di coltivazione che, non dico tanto si adeguino semplicemente ai cambiamenti, ma provino anche a prevenire o perlomeno ad aggiustare il tiro sulle problematiche che stanno emergendo. Ecco perché dicevo un giorno o l'altro, io spero queste problematiche potranno avere un freno, e qui ci vuole la collaborazione di tutti i settori, perché il mio settore spesso viene preso come un soggetto molto negativo, poi magari non si fa riferimento per le emissioni di CO2 o per gli inquinamenti ambientali, anche quello che può essere il problema generato da altri ambiti produttivi nazionali ed internazionali. Morale, scendendo un po' sul particolare, quindi, del problema delle acque, noi da tanti anni abbiamo cercato di inserire dei metodi che intanto siano meno dispersivi e meno distruttivi in termini anche ambientali nelle tecniche di coltivazione. Nello stesso tempo che siano addirittura razionali per coltivare. E il primo è quello della gestione dell'acqua. I sistemi di irrigazione che un tempo avevano il famoso motto «l'acqua c'è, la usiamo come quando ci pare», il terreno è un serbatoio, lo riempiamo, poi la pianta si abbevererà in base alle sue esigenze. Questo concetto è tramontato da molto tempo. Oggi noi cerchiamo di far capire agli agricoltori, ma il percorso è già in stadio molto avanzato, che praticamente la pianta può essere assoggettata da un punto di vista fisiologico a un essere umano. Si beve un po' tutti i giorni per poter alimentare il nostro corpo e rispondere alle esigenze del nostro corpo, magari in questo momento anche un po' di più. Non possiamo bere, come qualcuno pensa, pensando alle piante, non possiamo bere come un cammello per fare la riserva per un mese. Abbiamo bisogno di bere possibilmente un po' d'acqua tutti i giorni, perché questo ci permette anche di razionalizzare il nostro consumo, e qui lo traduco alle piante, in funzione particolarmente valida al fine di non disperdere dell'acqua in eccesso che eventualmente andiamo a dare alla coltura agraria. Tempo fa succedeva, oggi ancora succede in determinate zone dove credono di avere l'acqua a disposizione all'infinito. Anche quando l'acqua è disponibile in quantità elevate, però bisogna razionalizzarla. E aggiungo anche che bisogna razionalizzarla a tal punto che nei momenti in cui invece andiamo assoggettati
vuoi perché sono in atto i cambiamenti climatici, vuoi perché ci sono altre problematiche, alle cosiddette bombe d'acqua, o perlomeno a quei periodi piovosi molto intensi in termini di quantità oraria e anche in tempi di durata, quella quantità d'acqua che si riversa sul territorio, a parte poter creare dei problemi di dissesto idrogeologico e quindi anche portare a fenomeni franosi, disperde grandi quantità d'acqua che vanno verso il mare. Allora abbiamo cominciato a, diciamo, accentuare ancora i ragionamenti fatti tempo fa. Il primo, quello di gestire pratiche agronomiche che già a monte abbiano poche problematiche di dissesto sul territorio e quindi l'inerbimento e quindi non lavorazioni profonde, quindi rispettare il suolo, rispettare il terreno. Agevolare lo scolo delle acque, tant'è vero che già nel periodo degli anni 80, quando ci furono momenti di forte piovosità nel periodo autunnale e primaverile, cominciammo a praticare già da allora dell'efficientamento del drenaggio, compreso anche quello sotterraneo con i tubi corrugati, in modo tale che l'acqua venisse velocemente percolata dal suolo e non andasse a creare dei dissesti. In più, oggi si dice anche, faccio un esempio per la mia zona, che è quella del Faentino, dove si è valorizzato da tanti anni il kiwi e si diceva questo consuma un sacco d'acqua, abbiamo cominciato a dire, invece che pensare soltanto a raccogliere, a prendere acqua dalle profondità o dai fiumi per irrigare il kiwi, cominciamo anche a raccogliere l'acqua che nei momenti di forte piovosità si può imbrigliare, per esempio formando dei piccoli laghetti aziendali che così mettono insieme una riserva d'acqua per il periodo estivo. E questo fenomeno ha portato, anche se lo si va a guardare tramite Google sul territorio, al proliferare di tanti laghetti che per un mese o due danno la riserva dell'acqua che serve per le piante, senza dover per forza di cose portare via acqua ai torrenti oppure ai fiumi del territorio. Sono purtroppo aumentati di nuovo negli ultimi tempi i fenomeni delle gelate tardive. Prima si faceva riferimento giustamente da parte del professor Mercalli ai fenomeni della ripresa vegetativa anticipata rispetto al passato, poi succede che con la ripresa vegetativa anticipata, che significa aumento fine dell'inverno piuttosto presto e inizio della primavera piuttosto presto, arrivano le gelate tardive, quelle che noi chiamavamo le brinate primaverili. Il 2020 e il 2021, specialmente nel mio territorio, sono stati disastrosi. Però in questo caso con che cosa le freniamo? Con le cannonate? No, di sicuro. Se riusciamo a fermare gli eventi climatici di cui si parlava, i cambiamenti climatici di cui si parlava, probabilmente si rallentano anche questi fenomeni, però abbiamo cominciato già da tempo ad attivare i sistemi di antibrina, che tante volte hanno anche la funzione, specialmente se sono a gestione dell'acqua, sotto chioma o sopra chioma, a gestione con l'acqua, possono anche servire a mitigare e a climatizzare l'ambiente del frutteto quando ci sono le alte temperature e nello stesso tempo servire per l'irrigazione quando c'è la carenza di acqua, certo, da parte delle, certo, piante. E mi avvio alla conclusione mettendo anche un po' in evidenza che ultimamente abbiamo avuto il fenomeno della comparsa di alcune specie cosiddette aliene. Una è la cimice asiatica, che praticamente è un problema abbastanza forte. C'è da dire che se il cambiamento climatico, in modo particolare l'aumento delle temperature, ha portato a questi soggetti, chiamiamoli così in gergo simpatico, a ritrovarsi con un ciclo biologico più facile da sviluppare in tanti posti, è vero anche che però con la globalizzazione ce li siamo portati in altri posti dove prima non erano. Quindi la cimice asiatica è arrivata in Italia e anni fa non c'era. Però c'è anche la recrudescenza di determinate altre specie, non tanto di malattie fungine che arrivano con l'umidità, ma in particolare di insetti, che stanno aggredendo le nostre coltivazioni. Senza stravolgere quello che però è un percorso di uso razionale degli agrofarmaci, quindi bando alla chimica esagerata, con determinate forme, comprese le reti antinsetto o gli insetticidi, diciamo di carattere
poco pericoloso per l'ambiente, anche autorizzato in virtù dei nuovi regolamenti comunitari, cerchiamo di far fronte per non stravolgere dei percorsi già iniziati e quelli che possono essere problematiche che si generano nel settore. Però, ripeto, ci vuole un'azione combinata con tutti certo. coloro che operano nelle altre attività produttive, perché noi da soli, come agricoltura, faremo il massimo. Stiamo in mezzo alla natura, ma di fatto ecco, non possiamo fare i miracoli. La ringrazio, è davvero interessante. Comunque, ovviamente, ascoltare le persone che toccano con mano evidentemente quelle che sono le problematiche che vengono causate. Quindi, insomma, siete, come diceva, i primi, no? Che magari si rendono conto del fatto che ci sono delle cose che sono cambiate rispetto al passato, rispetto a quella che era una norma, chiamiamola. Grazie mille per il suo contributo, è stato un piacere. Do il benvenuto allora al nostro professor Giorgio Fontolà, professore associato del Dipartimento di Matematica e Geoscienze dell'Università di Trieste. Con lui andiamo ad affrontare un problema che va a riguardare costa, turismo, balneazione, pesca, un po' di tutto. Io mi rendo conto che il tempo è limitato, no? Ho questo compito ingrato anche di essere un po' punzecchiatrice rispetto ai tempi, ma siete bravissimi. Andiamo dritti al punto. Secondo il rapporto SNPA, nel trentennio che si è appena concluso, si sono verificati degli incrementi in gran parte dei mari italiani con valori medi che hanno un trend pari al 2,2 mm all'anno, che sembrano piccolissimi, no? Che a Venezia, nel trentennio più recente, raggiunge anche valori che sono superiori ai 5 mm all'anno. Quelli che sono gli scenari futuri restituiscono per i mari italiani un possibile aumento del livello del mare ancora più significativo, con impatti importanti in termini di erosione delle coste ed un aumento dell'esposizione alle inondazioni. Io le faccio una domandina proprio semplice, ecco. Quali sono le opzioni per gli ecosistemi e per gli insediamenti costieri? Bene, grazie. Domandina proprio da un milione di euro. Proprio semplice. Sì, esatto. Allora, il caso di Venezia mi permette di fare una piccola anticipazione relativamente al ragionamento che faremo. In 8 minuti cercheremo di essere magari abbastanza esaustivi per dare qualche segnale importante. Il primo è che il livello del mare, come abbiamo già detto, è già stato ripetuto, è evidentemente, ma senza assolutamente nessun tipo di controindicazione, in risalita, e che questa risalita chiaramente dipende anche in gran parte dalle caratteristiche del territorio, specificatamente diciamo il livello del mare si alza, ma ci possono essere anche degli abbassamenti del terreno che possono diciamo, aumentare la percezione reale dell'inondazione che avviene dal mare. Venezia, ecco, è il caso emblematico proprio perché Venezia è ben nota essere una città che ha sprofondato nel corso del tempo, ha perso circa 10-12 centimetri rispetto a, diciamo, ai territori più lontani, più stabili, come per esempio Trieste, e questi 10-12 centimetri in più ci hanno pagato i cari, nel senso che la laguna di Venezia si è trasformata repentinamente, forse uno degli indicatori, magari per aggiungere ai casi che sono stati riportati da Luca Mercalli, per le osservazioni reali di trasformazione del territorio a seguito proprio di fenomeni tangibili che hanno portato a trasformazioni reali, come per esempio la laguna di Venezia. Di conseguenza, diciamo, potrebbero sembrare poco, o comunque lavorare sui millimetri, sui centimetri, può sembrare diciamo, una cosa impercettibile. In realtà, diciamo, se noi guardiamo alla scala decennale, noi ad esempio possiamo osservare che nei territori che hanno subito maggiore sprofondamento, come ad esempio il delta del Po, ci sono stati dei territori che sono stati completamente allagati e dapprima con vocazioni di tipo agricolturale sono diventati in realtà valle da pesca e quindi diciamo, perdite di volume e sommersione anche superiore al mezzo metro. In alcune zone del delta del Po addirittura i territori ci sono allagati per più di un metro, quindi abbiamo avuto una fotografia negli anni passati in relazione a quello che può succedere con un accelerato. Per rispondere alla domanda, diciamo, il primo punto fondamentale è che più che di ecosistemi possiamo parlare di ambienti, gli ambienti più fragili sono sicuramente quelli di transizione, cioè quelli che diciamo, stanno al confine tra il mare e la terra, in particolare le lagune, le aree umide e tutti gli ambienti estuarini dove avviene lo scambio tra acque dolci e acque salate, saranno quelli che risentiranno in maniera più forte chiaramente dei cambiamenti legati alla sommersione legata al mare. Ad esempio, come dicevo prima, l'annegamento nell'ultimo secolo è stato di circa 30 centimetri, 35 centimetri. 35 centimetri hanno comportato la perdita di oltre il 50% delle fasce intertidali alte, cioè le fasce in cui sono quelle morfologie che si chiamano barene,
che sono degli ecosistemi fragilissimi, ma particolarmente importanti proprio per la ricchezza di avifauna e la ricchezza anche comunque di fauna di vario genere e tipo, su cui si innesca tutta la catena trofica in senso generale. Al tempo stesso anche i fondali si sono approfonditi e questo approfondimento ha portato alla marinizzazione dell'area della laguna, che non ha più mezzo metro di battente d'acqua, ma in alcune zone ha aggiunto anche 1,5 metri di profondità. Quindi a tutti gli effetti un braccio di mare, non più una laguna, non comunque più una zona in cui avviene questo interscambio tra acque dolci e acque salate, tipico proprio di questi ambienti in particolare. Vale per Venezia, ma vale in senso generale nello scenario per tutte le aree umide a scala nazionale, sia ovviamente quelle tipicamente mareali del nord Adriatico, ma anche quelle che sono distribuite un po' dappertutto, dalla Sardegna, anche le parti tirreniche, giù in Puglia e quant'altro. Che cosa fare? Qui il problema fondamentale è che l'uomo crea, diciamo, degli ambienti circoscritti, per cui le lagune sono conterminate, sono perfettamente, come dire, in qualche misura definite, per cui non ci sono più le possibilità di scambio, di movimenti o comunque di trasformazione. Quindi è evidente che qui il primo paradigma da cercare di discutere e da mettere in discussione è quello di dire, beh, l'uomo deve per forza mettere dei paletti per cui non ci si può muovere all'interno dei confini definiti dall'essere umano. Se noi definiamo un ambiente importante, un ambiente umido, un ambiente estuarino, dovremmo anche pensare che se il livello del mare si alza e questo ambiente diventa più mare che estuario, dovremmo lasciare che degli spazi di allagamento vadano a svantaggio chiaramente di territori che magari possono essere sacrificati, tra virgolette. Quindi, diciamo, una discussione a più ampio scala e a spazi temporali, diciamo, a scala temporale diversa, in relazione a proprio all'opportunità o meno di dare possibilità che questo avvenga in maniera naturale, come dovrebbe avvenire nel corso degli eventi naturali. Quindi in questo caso l'adattamento più che mitigazione, perché di mitigazione non possiamo fare molto, possiamo adattarci e cercare di dare più spazio ovviamente agli eventi naturali di occupazione di spazi umidi proprio da parte della natura e del mare. Per quanto riguarda le coste invece, che è il secondo aspetto, la seconda domanda, per il quale credo di avere non poco più di 2 minuti, posso solo lanciare dei messaggi in questo senso. Anche qua siamo sul solito discorso, cioè sono spazi occupati dall'uomo. Noi abbiamo la percezione degli eventi catastrofici semplicemente perché abbiamo messo un qualcosa che è messo di fronte al pericolo. Il pericolo qual è? È la mareggiata che si aggiunge, diciamo, al livello del mare che si alza. Quindi l'onda, come dire, si trova su una piattaforma di lancio più alta rispetto a quella del passato. Banalmente le acque alte, che sono semplicemente un fenomeno meteorologico specifico su un livello del mare più alto, hanno avuto un effetto che negli ultimi 20 anni abbiamo avuto a Venezia 11 casi, diciamo, di inondazione su livelli supercritici di 140 centimetri secondo la misura veneziana, rispetto a quello che è avvenuto nel passato, in cui ce ne sono stati 9 in 50 anni. Quindi la percezione è evidente, cioè questo fenomeno porta e produce, diciamo, a un trampolino di lancio. Per le coste il problema è che noi le situazioni costiere, cioè quindi i fenomeni di erosione, avverranno comunque continuamente come sono sempre avvenute, con l'unico problema che sempre di più questi spazi sono rigidi. Quindi cosa possiamo fare? Possiamo delocalizzare, che significa spostarci dal posizione del campo. Vedo che sia una cosa molto difficile, se non quasi impossibile, però in qualche paese si sta già ragionando, non su tutto, chiaramente sull'urbano è molto difficile, però su alcuni aspetti, diciamo di occupazione territoriale, si può ragionare sulla delocalizzazione. Possiamo, negli ambiti turistici, chiaramente riportare del sedimento, qui parliamo della risorsa sedimentaria, per la quale sempre di più dovremo ragionare in termini di circolarità. Non possiamo più permetterci di perdere neanche un granello del suolo e dei sedimenti che arrivano a mare, a partire dai fiumi chiaramente, e qui ci sarebbe un lunghissimo discorso a livello di gestione di scala di bacino idrografico, perché gli stessi sbarramenti e le infrastrutture bloccano i sedimenti, inevitabilmente i sedimenti, non arrivando più a mare, non possono più ricaricare le spiagge che vanno in erosione. La terza soluzione è chiaramente quella di difendere il territorio con delle arginature, però anche qua chiaramente il ragionamento diventa complesso, perché potremmo difendere, diciamo, i beni assolutamente strategici che devono essere difesi, quindi non so, le infrastrutture lungo le linee, lungo la fascia costiera, ma non saremmo in grado comunque di sopportare, diciamo, un carico, diciamo, di difesa così forte per gli anni futuri. Quindi credo che
oggigiorno siano i tempi maturi per ragionare a scala proprio di sistema, proprio perché fino adesso non abbiamo mai pensato di fare una strategia proprio di adattamento che vada al di là dei tempi politici di mandato, diciamo, delle persone che devono comandare o che danno l'input per le iniziative. Quindi ricordiamoci sempre che, diciamo, lo dico sempre, i nostri rappresentanti politici in senso generale hanno un mandato di 5 anni e a quello rispondono. Noi qui stiamo parlando di problemi che devono essere proiettati, diciamo, le nostre generazioni future. Quindi, diciamo, le soluzioni probabilmente ci sono, dovremmo fare un ragionamento a scala, diciamo, più complessa, più ampia, e quindi direi che forse è il caso che, proprio iniziando dagli indicatori, ma attraverso questa discussione, soprattutto sulla capillarità dell'informazione, della presa di coscienza generale, si arrivi poi di fatto a esercitare questo senso di responsabilità collettivo che parte dai nostri politici e ovviamente dalle azioni che facciamo noi uomini, ma soprattutto alla presa di coscienza che sono fenomeni idealmente, o comunque almeno solo idealmente, di piccola entità, ma che hanno già dei riscontri molto molto pesanti e sicuramente per i prossimi anni saranno sempre più evidenti e più importanti. Ecco. Grazie per questo interessantissimo contributo che mette in evidenza ancora una volta proprio, diciamo, quella che è la necessità di una strategia condivisa, una strategia di adattamento condivisa su più fronti, che non sia a tempo ridotto, come giustamente aveva detto lei, un qualcosa che abbia un'ampia visione, una lungimiranza, perché altrimenti così non si può ragionare a fasce temporali che appunto coincidono con la politica. Ci va comunque sicuramente uno sguardo oltre. Grazie mille. Per presentare la nostra ultima ospite voglio ritornare un pochettino all'incipit, no? E riprendere un pochettino quello che è stato il percorso fino a qui, nel senso si è parlato di cambiamento, ma non soltanto come una semplice presa d'atto di quelli che sono i cambiamenti che sono in atto, ma abbiamo parlato anche di adattamento e quindi di prospettive future. Ed è proprio di questo che voglio parlare con la nostra ultima ospite, che è Martina Comparelli, laureata con Master in Sviluppo Internazionale, si sta specializzando in cambiamento climatico e salute, quindi assolutamente calzante la sua presenza qui oggi, ed è portavoce importantissimo del movimento Fridays for Future Italia. Prego. Come Fridays for Future siamo molto contenti di essere stati invitati a questo evento. Crediamo che questo tipo di studio, la raccolta degli indicatori fondamentali per valutare gli impatti del cambiamento climatico sulla popolazione e sull'Italia, siano un passo fondamentale per iniziare a parlare di adattamento seriamente. Chiaramente non basta semplicemente parlarne, bisogna essere in grado di raccogliere tutta la conoscenza e tutti i dati in dei database che poi siano accessibili alle future generazioni. E allo stesso tempo l'adattamento non basta, è bene iniziare a prepararsi, ma non si può rinunciare alla mitigazione. Molto spesso viene creato il binomio adattamento versus mitigazione, mentre in realtà sono semplicemente due cose che devono andare di pari passo, perché c'è ancora la possibilità di mitigare e di fermare tanti effetti della crisi climatica sulla nostra vita. Ho avuto la fortuna di studiare un po' di adattamento in un corso proprio sul management dell'adattamento e c'erano alcune nozioni molto chiare ritenute fondamentali. La prima sicuramente è l'idea di partire dagli stakeholder, dalle popolazioni locali. Un approccio top-down non funzionerà in tema di adattamento, non si può imporre un programma di adattamento su una popolazione che non è pronta. In questo caso si parla di readiness assessment e noi ci riteniamo tra questi stakeholder, noi come giovani crediamo che sia necessario iniziare ad ascoltare davvero che cosa vuol dire per noi subire le conseguenze della crisi climatica. E un altro fattore fondamentale, sempre per valutare sia la readiness che la vulnerabilità, è proprio creare fare un calcolo del tipo di vulnerabilità agli impatti dei cambiamenti climatici. E in questo caso di solito si contano l'esposizione all'impatto, la sensibilità che un certo tipo di popolazione o una categoria della popolazione particolarmente vulnerabile ha, e la capacità di adattamento al cambiamento e la capacità appunto di ricezione del piano di adattamento. Una volta notato questo tipo di combinazione di fattori che portano alla vulnerabilità, è inevitabile rendersi conto che ci sono persone e popolazioni più colpite dalla crisi climatica. Per questo, come Fridays for Future, parliamo sempre di giustizia climatica,
perché non tutti subiamo questa crisi allo stesso modo. E soprattutto molto spesso quelli che non l'hanno causata ne subiscono, non ne subiranno le conseguenze peggiori. Per quanto riguarda l'Italia, per esempio, possiamo parlare degli agricoltori, come si è già detto nel corso di questo evento. Sono loro che si beccheranno le più grandi conseguenze della crisi climatica qui in Italia. Siamo in un territorio a rischio di desertificazione e già il suolo ne sta risentendo. È fondamentale iniziare fin da subito a introdurre le politiche agricole all'interno dei piani di transizione. E l'agricoltura, infatti, è proprio una delle grandi assenti nel PNRR, nel piano che definisce l'utilizzo dei soldi del Next Generation EU, il fondo che l'Europa ha disposto per la ripresa dopo il lockdown da Covid-19. E ovviamente ci sono anche dei lavoratori vulnerabili. Per quanto riguarda le città, dato che io vengo da Milano, una categoria molto vulnerabile sono sia i lavoratori delle costruzioni, ma anche per esempio i rider, che non solo sono colpiti durante l'estate dalle ondate di calore, ma in generale godono davvero di diritti, di pochissimi diritti, e come tali dovrebbero essere sia protetti, sia dovrebbero essere messi in prima linea le loro necessità come lavoratori per incominciare a ricucire laddove c'è uno strappo nel diritto dei lavoratori. E poi ovviamente ci sono anziani e bambini, delle categorie che rimangono comunque molto più vulnerabili non solo alle ondate di calore, ma anche all'allungamento e al periodo allergico molto più intenso durante le primavere. E questa è solo la situazione in Italia, ovviamente. Nel mondo è anche peggio. Innanzitutto se ne parla sempre poco, ma le conseguenze del cambiamento climatico porteranno siccità, porteranno crisi alimentari, e inevitabilmente a questo seguiranno delle migrazioni di massa. E proprio perché stiamo parlando di paesi che non l'hanno causata la crisi climatica, è fondamentale iniziare a istituire dei corridoi umanitari e ripensare l'accoglienza e l'integrazione da cima a fondo. Non è solo una questione di diritti umanitari, non è solo una questione di soccorso, è una questione di giustizia, è una questione che riguarda fondamentalmente i diritti umani di chi non ha causato questa crisi. E ovviamente poi, come è già stato detto, ci sarà la problematica della gestione dei territori persi per l'innalzamento dei mari, che sono spesso occupati dalle comunità più vulnerabili. In questo caso sto pensando soprattutto alle città costiere negli Stati Uniti, dove il razzismo si interseca ai problemi delle conseguenze della crisi climatica, soprattutto sull'innalzamento dei mari. Per risolvere questa situazione è fondamentale un approccio che sia fondamentalmente trasparente e giusto. Per esempio, parlando della risorsa dell'acqua, il tema che comunque è stato un po' principe di questo evento, è centro di molti conflitti e lo sarà ancora di più con l'acutizzarsi di questa crisi climatica che porterà a siccità, come abbiamo già detto. È fondamentale che non vengano alimentati e soprattutto bisogna subito sospendere ogni tipo di opera estrattivista nei paesi che già soffrono di siccità. Per esempio, mi viene da pensare alla situazione nel delta del Niger, dove l'acqua dei locali è stata avvelenata da anni dalle compagnie petrolifere che estraggono il petrolio che noi usiamo. E qua sto parlando di Shell, Total, Chevron, ma anche dell'italiana Eni. E le violazioni dei diritti umani si sono legate fondamentalmente in modo inscindibile alla crisi climatica e all'estrattivismo in questi territori. E un approccio del genere che tenga conto di tutte queste visioni, quello che noi chiamiamo un approccio intersezionale, è fondamentale per far fronte davvero alla crisi climatica e per far sì che le conseguenze non continuino a ripetersi a distanza di pochi anni. Infine, bisogna pensare a quello che può fare la comunità internazionale. E in questo caso penso alla COP che si terrà quest'autunno a Glasgow, ma ci sarà anche la pre-COP qui a Milano. Nell'accordo di Parigi si parlava di un fondo di 100 miliardi per far fronte ai problemi di adattamento. Ecco, bisogna definire come questi fondi poi verranno distribuiti. Non possono essere più prestiti sullo stile del Fondo Monetario Internazionale.
i fondi devono essere perduti a scadenza lunghissima. Nel caso dell'Europa devono essere per esempio garantiti dalla Banca Centrale Europea e non deve esserci condizionalità. Stiamo parlando di una situazione estrema, una situazione davvero che mette le persone tra la vita e la morte e come tale va trattata. È successa la stessa cosa dopo la Seconda Guerra Mondiale e dato che gli effetti sono comunque deleteri anche in questa crisi, come tali devono essere trattati i fondi per riprendersi e per far fronte alle conseguenze dell'emergenza climatica. Infine, tornando alle nuove generazioni, c'è un punto fondamentale su cui non insisteremo mai abbastanza, ovvero quello dell'educazione. Non solo se ne parla poco di crisi climatica, ma non viene insegnata in modo trasparente nelle scuole. È importante che le nuove generazioni siano preparate al 100% a quello che potrebbe succedere e che in alcuni casi ormai succederà al proprio paese o al mondo in generale. Spiegare e preparare gli studenti all'adattamento in futuro è fondamentale, deve essere al centro dei programmi scolastici da adesso in poi e non può essere solo un'ora che ogni tanto si riesce a fare, altre volte viene sostituita da altri programmi su cui sono rimasti indietro gli studenti. Qui si tratta davvero di sussistenza e di sopravvivenza e ovviamente non bisogna spiegare solo l'adattamento agli studenti. È vero, bisogna prepararli al peggio, però bisogna anche fargli capire che non è finita, che si può ancora fare mitigazione, che si può ancora limitare l'impatto della crisi climatica sulle nostre vite, che in poche parole c'è ancora speranza. E questo peraltro non lo diciamo noi, lo dice la scienza. C'è ancora tempo, ce n'è poco ma ce n'è, ed è il motivo per cui in fondo continuiamo a scioperare. Grazie, una voce forte e decisa, bellissimo ascoltarla davvero, anche perché si vede chiaramente, no? Quanto ci crede ed è importante perché alla fine per fronteggiare è così, perché bisogna, si è credibili nel momento in cui noi stessi crediamo nelle cose in cui diciamo e voglio riprendere, ha detto tantissime cose interessanti, tantissime condivisibili, voglio riprendere un messaggio che lei ha lanciato, noi giovani, i giovani, io sono meno giovane, i giovani devono essere ascoltati e devono essere preparati, quindi devono essere parte del cambiamento, devono essere presi in considerazione, sono degli stakeholder fondamentali, come giustamente ha detto, no? Le nuove generazioni e le popolazioni locali e non possono essere escluse da quello che è una stesura di una strategia di adattamento al cambiamento climatico. E noi, dall'altro lato, anche appunto la redazione di questi rapporti, visto che ci crediamo tantissimo anche noi, mettiamo le basi per, formare, per parlarne, per mettere sul piatto serie storiche di dati che non possono far altro che mettere di fronte all'evidenza. Cioè la tendenza è questa, i trend sono questi, la situazione è questa, ve lo stiamo dicendo in maniera chiara e lampante, quindi insomma prendiamolo in considerazione e popoliamolo, continuiamo. Andiamo in chiusura e per farlo andiamo a trarre, diciamo, un primo bilancio, una sorta di così, proviamo a davvero tracciare le conclusioni, se è possibile, su una tematica che di conclusioni in questo momento non ne ha. E per farlo do il benvenuto al nostro ultimo ospite, ultimo ma non ultimo evidentemente, il direttore generale di ISPRA, Alessandro Bratti. Prego. Grazie e complimenti per l'iniziativa. Complimenti ovviamente ai colleghi di ISPRA e anche dalle ARPA per questo lavoro in merito al primo rapporto sugli indicatori di impatto dei cambiamenti climatici, molto ovviamente collegati al tema dell'adattamento. E dal lavoro fatto emerge sicuramente, l'abbiamo sentito anche da testimoni che appartengono ad altre organizzazioni, le numerosissime criticità dovute appunto a questa accelerazione che abbiamo avuto negli ultimi anni sul tema dei cambiamenti climatici. Concordo anche con la giovane rappresentante del Fridays for Future quando ritiene che oltre all'adattamento ovviamente bisogna portare avanti in maniera parallela le politiche di mitigazione che sono altrettanto importanti. Tra l'altro queste sono si ritrovano ampiamente nel recovery plan che è stato approvato in questi giorni, dove all'interno troviamo veramente una serie di importantissimi progetti che cambiano proprio la,
fisionomia di quello che è il nostro apparato energetico e di conseguenza anche la mitigazione che si può avere di conseguenza. Però ecco, i temi dell'adattamento rimangono di grandissima importanza e si è detto stamattina che la strategia è del 2015. Sì, è chiaro che se si ragiona su dei tempi molto, molto lunghi sembra un periodo breve, ma in realtà sono già passati 6 anni, avremmo dovuto avere già un piano di adattamento che invece in questi giorni è soggetto ancora a valutazione ambientale strategica e noi speriamo che al più presto si sblocchi, anche perché diventa uno strumento molto importante, dovrebbe essere uno strumento molto importante associato appunto al recovery e al nuovo contesto che si è venuto a determinare a livello europeo, che è quello del Green Deal, ma che preveda anche un aggiornamento dei piani di adattamento climatico. Dicevo, è molto importante che questo strumento sia presente, lo è importante per noi, che poi dovremo popolarlo e aggiornarlo in continuazione attraverso lo studio e l'approfondimento di questi indicatori, ma diventa assolutamente importante, credo fondamentale, per chi poi deve prendere delle decisioni. Quando si parla di questi strumenti, non si parla solo di strumenti, per quanto a grande prevalenza dal punto di vista ambientale, ma si parla anche di strumenti che poi hanno un impatto, cioè quello che voglio dire è che il tema dell'adattamento climatico, del clima, e più in generale è un tema che si ripercuote a 360 gradi su tutte le politiche che vengono realizzate all'interno di un contesto sociale. Pensiamo al tema della salute, a come di fatto alcune situazioni di raggiungimento di alte temperature possono causare delle problematiche sulla salute importantissime, ma anche dal punto di vista economico. Pensate solo che cosa vuol dire l'introduzione in alcuni settori, pensiamo all'agricoltura, di specie aliene che possono mettere in ginocchio pezzi interi dell'economia, oppure anche ad altre situazioni che riguardano anche il contesto sociale. Se lo guardiamo su grande scale, ovviamente ci viene in mente, la prima cosa che ci viene in mente sono i fenomeni migratori, ma anche nei contesti poi più nostri, nazionali, per certe tipologie di lavori che si svolgono soprattutto all'interno di magari dei contesti urbani, che sono contesti in cui l'impatto climatico si sente in maniera particolare, possono condizionare anche enormemente alcuni contesti sociali. Quindi insomma, credo che essere di fronte oggi a un primo rapporto, per quanto modificabile, migliorabile, ma che indica quali che possono essere gli indicatori per le misure di impatto, sia un lavoro molto prezioso, molto importante, che deve essere portato avanti, anche questo sempre in questi contesti di coinvolgimento degli stakeholder e in primis ovviamente i cittadini. Quindi questi poi indicatori possono venire anche più o meno popolati nella misura in cui si riesce a coinvolgere attraverso processi di citizen science anche la cittadinanza. Stiamo ad esempio facendo un lavoro molto importante che presenteremo in questi giorni sul mare, insieme ad esempio a un'associazione importante come la Lega Navale, che ci metterà a disposizione i 50.000 soci, appunto per monitorare, per verificare tutta una serie di indicatori e di dati che riteniamo siano molto importanti. Per cui credo che queste esperienze possano essere altrettanto spendibili e importanti nel contesto dell'adattamento e dello strumento che noi oggi abbiamo presentato. Quindi di nuovo grazie ai colleghi di ISPRA, ai colleghi delle agenzie che si sono cimentati in un lavoro così complesso, grazie ovviamente agli interlocutori esterni che hanno partecipato a questo webinar e un buon lavoro a tutti noi, davvero sperando che in poco tempo si sblocchi il piano di adattamento e possiamo avere anche in questo paese uno strumento, diciamo, più complesso e più integrato che ci aiuti nel nostro lavoro. Grazie. Prima di chiudere, ovviamente ringrazio tutti i nostri ospiti
che hanno portato un contributo che è fondamentale per la riuscita di questo webinar, perché si è parlato di una tematica che è comunque d'attualità e molto delicata. Quindi grazie davvero. Voglio ricordare ovviamente per il pomeriggio di continuare a seguirci, perché alle ore 14.30 ci sarà questo webinar di approfondimento dedicato interamente appunto al rapporto sugli indicatori di impatto dei cambiamenti climatici, edizione 2021, dove si scenderà nel merito appunto degli indicatori, dove si potrà capire ancora meglio, si potrà soprattutto ascoltare dalla voce di chi questi indicatori li ha elaborati, li ha prodotti. Quindi davvero mi raccomando, non perdetevelo. Un grazie a tutti.